Ciao, come stai? Bene. Bene. Bene, grazie. Fatemi presentare Mauro Mortaroli, amici, sì. Senza quest'uomo in Italia non sarebbe esistita l'ultima pubblicità degli anni, tipo le mie per esempio anche, no? Assolutamente, le tue sono meravigliose. Mauro Mortaroli è l'ultimo leone d'oro che l'Italia ha vinto a Cannes, il leone d'oro per la pubblicità. Sì. Dietro quest'uomo ci sono dei grandi spot, non posso fare le marche, ma ci siamo capiti, una telefonata allunga la vita, la più famosa era quella per la quale vincemmo. Assolutamente. Senti Mauro, banda le ciacce, perché mi hai portato qua? Ma che c'entra qua? Perché? Un attimo, vieni con me. Dimmi. Vieni, parte. A parte. Ah, allora, ecco, capisci? Scusate, ecco l'equivoco. Quindi qua si vede tutto quello che Leopardi non riusciva a vedere dal Colle dell'Infinito. Perché ho visto che lui vedeva dall'altra parte. Quindi sto posto non lo conoscevo, questo posticino Giacomo Leopardi. Allora, quello che vedi là è il Monte Conero. Ah, dove dovremmo andare? Peraltro, assolutamente. E dove tu risiedi ormai da anni. Da anni, sotto il Monte Conero, praticamente a Sirolo. Sì. Noi faremo praticamente una passeggiata partendo da Recanati, sì, passando per Sirolo, Numana, insomma questa costa meravigliosa che io frequento da molti molti anni. Dai, Mauro, dove mi porti allora? Oh, ti porto qui, sì? Dove è appena rientrato il Lotto. Cioè? Il gioco del Lotto? No, no, Lotto, Lorenzo Lotto. È rientrato qui, praticamente a casa sua, a Recanati. Allora andiamo a vedere. Andiamo a vederlo, dai. Ma Mauro, ma questo lo conosco benissimo, l'ho visto essere scudi del Quirinale. Questo è il pittore simbolo delle Marche. Certo che l'hai visto al Quirinale, ma l'hai anche seguito perché è arrivato, è tornato qua. Ah, ecco, è tornato qui dov'era? È passato da Spoleto per una sessione di restauro e adesso finalmente è tornato qua. Ma aspetta che ti presento il signor Giovanni Villa, che è il curatore del progetto Terre del Lotto e della mostra del Quirinale che tu hai appena visto. Eccoci qua, buongiorno, come va? Conosci il dottor Mortaroli? Sì. Io ho dato 10 euro quindi alla situazione. Ecco, avete finanziato non solo lo Stato ma anche tutto questo progetto Terre di Lotto che va avanti da ormai 3 anni e che si proponeva proprio di mettere in sicurezza i grandi capolavori Lorenzo Lotto e raccontarli in un modo diverso al pubblico, favorendo anche i grandi flussi del turismo culturale. Il restauro del Polittico di Recanati che è stato fatto appunto a Spoleto, il restauro della Trasfigurazione che è stato fatto qui in loco e che viene in questo momento studiato dal professor Gianluca Poldi, che sta scoprendo cosa si nasconde ma qui adesso, al di in questo sotto momento della pittura, esattamente in questo momento. Ah, cioè, mi spieghi un po'? Si sta facendo un'analisi infrarossa che ci permette di superare gli strati della pellicola pittorica, vedere cosa si trova al di sotto e quindi capire qual è stata la genesi dell'opera. Ecco amici, ti conosco un posticino e vi rendete conto che abbiamo appena acquisito Arte e Sky Art, perché questa è un'esclusiva che purtroppo potete vedere solo qui. Come vedete tutto molto colorato, ma in realtà questo quadro nasconde dei fantasmi sotto. Nascondo i fantasmi sotto e qui avete effettivamente due grandi capolavori che sono la Trasfigurazione di Cristo e soprattutto il Polittico di Recanati. Dovete immaginare che Lorenzo Lotto è un pittore veneziano che viene chiamato nel 1506 a Recanati dai domenicani, pagato una cifra colossale, 700 fiorini che era lo stipendio di Raffaello in Vaticano, quindi qualcosa di assolutamente clamoroso. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. Avete girato per Recanati, vi domandate come Recanati fosse così ricca, suppongo. Sì. Da Recanati dipendeva la Santa Casa di Loreto, il secondo santuario della cristianità, quindi una rimessa economica assolutamente formidabile. Se osservate l'opera però, vedete che sono tutti tristissimi. I due papi. E perché? La Madonna e il bambino sono tristissimi perché nel 1507 muore il vescovo di Recanati della Rovere, che era il cugino di Giulio II, Papa a Roma. Giulio II avvoca a sé
la Santa Casa di Loreto ed è un danno economico terrificante per la città, e quindi Lotto dipinge tutti i santi domenicani in questo momento di gioia con una tristezza infinita. Se ci fosse stato il dottor Villa vicino a me alle scuderie del Quirinale, io forse avrei apprezzato un po' di più, anche perché francamente se uno si avvicinava un pochino di più suonava un allarme direttamente a casa Napolitano, vi dico solo questa cosa. Per cui, amici di Conosco un Posticino, Lotto è tornato a casa, rimane qui e vi aspetta. Well, it started out down a dirty road. Started